Sono molti gli argomenti di questa puntata di Regionaldo, il nostro programma settimanale sull'attività del Consiglio regionale. Parleremo anche di radio con tanti giovani. Sì, perché il 13 febbraio scorso è stata la giornata mondiale della radio e il tema quest'anno era radio e pace. Ed è un tema quanto mai attuale di questi tempi e così sarà l'occasione per parlare oggi anche di comunicazione fatta dai giovani, destinata preferibilmente ai giovani, grazie al Corecom della Toscana, all'Università di Firenze e a un'emittente radiofonica. Il Consiglio regionale si riunisce in seduta solenne per il giorno del ricordo il 10 febbraio. Prima c'era stato l'incontro con gli studenti a Scarperia, dove una lapide fa memoria delle vittime delle foibe. L'impegno per la memoria dei fatti tragici del Novecento porta a Firenze prima e a Pisa poi Vera Vigevani Jarac, attivista e scrittrice, vittima delle leggi razziali fasciste, e Marre di Plaza de Mayo, toccante la sua testimonianza ai più giovani. Hanno lavorato ancora le commissioni del Consiglio regionale in questi giorni. Quella per le aree interne ha ascoltato l'assessore all'ambiente e l'amministratore delegato dell'AMA dopo la crisi meteorologica di questo inverno, che almeno fino a febbraio è stato mite e senza precipitazioni di rilievo. La Commissione Sanità invece ha dato il via libera ad un provvedimento molto atteso, la legge che abolisce l'obbligo del certificato medico per il rientro a scuola dopo 5 giorni di malattia. Vandali in azione domenica 12 febbraio all'esterno del Consiglio regionale. Alcuni attivisti di ultima generazione hanno imbrattato il portone di via Cavour 4. Al mattino successivo è stato tutto ripulito. Sull'episodio è intervenuto nel nostro telegiornale il presidente Mazzeo. Noi abbiamo ascoltato, continueremo ad ascoltare. Certo, non è così che si risolvono i temi dell'ambiente, le questioni ambientali. Sappiamo che la questione è una questione molto seria. Siamo orgogliosi di essere la regione che in Italia produce di più energia verde, energia alternativa. Sappiamo che si può fare ancora molto di più e che compito delle istituzioni è lasciare il mondo, la Toscana, migliore di come l'abbiamo trovata. Il 10 febbraio era il giorno del ricordo e questa memoria, anche quest'anno, il Consiglio regionale l'ha celebrata con una seduta solenne. Si sono ricordate le vittime delle foibe e le decine di migliaia di italiani costretti all'esilio dal nord-est del nostro paese. Nella sua introduzione in aula, il Presidente del Consiglio regionale sottolinea la necessità di tenere viva la memoria di fatti storici così grandi e terribili. A noi è il compito, alle istituzioni, il compito di non voltarsi dall'altra parte, di far conoscere, ma soprattutto di far comprendere, perché quanto è accaduto non accada più. E questo vale ancora di più oggi, quando i sopravvissuti a quelle barbarie non sono più insieme a noi. Questo è il motivo del Consiglio solenne che ogni anno, insieme a quello della memoria, noi portiamo avanti, perché le istituzioni hanno il compito sempre di non voltarsi dall'altra parte. Sulla stessa lunghezza d'onda sono gli altri membri dell'ufficio di presidenza. Per ciascuno di loro questa è un'occasione importante e piena di significato. Un momento che ha cambiato le cose per quanto riguarda il ricordo sulla tragedia delle foibe, ma in generale su quello che è stato bene descritto come esodo di centinaia di migliaia di italiani dalle loro terre, è stata l'approvazione della legge del 2004. Da quel momento ciascuno di noi che facciamo parte delle istituzioni abbiamo il dovere di ricordare e di far sì che quella pagina possa essere debitamente considerata. Un consiglio straordinario come quello di oggi è un bel risultato verso tutti, perché abbiamo lavorato sulla memoria condivisa. È dovere delle istituzioni ricordare, fare una giornata istituzionale, un consiglio regionale straordinario che consenta a ciascuno di noi di assumersi un pezzo di questa responsabilità. Il ricordo è un dovere di carattere istituzionale. La strage delle foibe, l'esodo di un popolo, quanto successo non può essere dimenticato e quindi è corretto e doveroso lasciare da parte le bandiere dei singoli partiti, essere rappresentanti della Toscana, rappresentanti istituzionali, fermarsi un giorno, portare e attualizzare quanto successo, perché questo non si possa più riverificare non soltanto in Italia, in Europa e nel mondo. Non è scontato che questo ricordo di una tragedia italiana sia diventato patrimonio delle istituzioni italiane, perché fino a pochi anni fa non era così, non era scontato che i comuni, le regioni,
le istituzioni in generale ricordassero questa tragedia. Quindi intanto rimane l'importanza del fatto che anche il Consiglio regionale della Toscana voglia dedicare una seduta solenne a ricordare il martirio di tanti fratelli e tante sorelle italiane che furono uccisi o costrette a scappare dalla propria terra con l'unica colpa di essere appunto italiani. La relazione è affidata ad uno storico, Gianni Oliva, che ricostruisce l'origine di quello che è accaduto alla fine della Seconda Guerra Mondiale in uno dei confini più contesi d'Europa. Ma credo che il tema delle foibe e dell'esodo sia legato al fatto che nella frontiera adriatica, cioè nella parte nord-orientale dell'Italia, da sempre convivono comunità diverse, italiani, sloveni e croati. Per lungo periodo questa convivenza è stata serena e pacifica. I problemi sono iniziati quando quelle terre sono diventate Italia, perché contemporaneamente si è affermato il regime fascista, cioè un regime fortemente nazionalista che ha seminato divisioni, contrasti tra comunità che altrimenti avrebbero convissuto pacificamente. Poi c'è stata la guerra, l'Italia, non dimentichiamo che la guerra l'ha scatenata assieme alla Germania nazista, ha invaso la ex Jugoslavia, l'ha occupata. Contro quell'occupazione si è sviluppata una resistenza partigiana guidata dal Partito Comunista Jugoslavo del maresciallo Tito, che ha impostato una politica nazionalcomunista, cioè ha cercato di tenere insieme tutti gli slavi, cioè sloveni, croati, serbi, bosniaci, tutte le nazioni che oggi sono riconosciute, cercando di offrendo come obiettivo a questo nazionalismo slavo l'annessione alla nuova Jugoslavia comunista di tutte le terre mistilingue, cioè dell'Istria, della Dalmazia, di Trieste, di Gorizia, di Monfalcone fino alla linea dell'Isonzo. E quando l'esercito di Tito arriva per primo a Trieste inizia la strage delle foibe, cioè cerca di eliminare tutti coloro che possono difendere l'italianità di quel territorio, cioè tutta la classe dirigente italiana. Così nascono i 6-7 mila infoibati italiani che si assommano ad altre decine di migliaia infoibate per motivi politici tra gli slavi, tutti coloro che erano anticomunisti sono stati eliminati, e poi quando quelle terre diventano Jugoslavi inizia l'esodo, perché gli italiani che abitano di là hanno la sensazione che da quella parte non ci sia più prospettiva di futuro. La discriminazione divenne anche persecuzione e costrinse all'esilio oltre 300.000 persone. Fuggì anche la famiglia di Daniela Velli, che rappresenta l'associazione Venezia Giulia e Dalmazia. Mio nonno e mio papà, le sorelle di mio papà e mia nonna sono nate ad Orsera d'Istria, un piccolo paesino di pescatori nel cuore dell'Istria. Vennero via con un passaporto provvisorio, valido solo per il viaggio di rimpatrio, nel 1948. Mia nonna però era dell'entroterra, parlava anche il croato, e per paura che la milizia jugoslava titina la fermasse alla frontiera, partirono di notte su una barca e costeggiandolo arrivarono in Italia, a Trieste. E, italiani due volte, uno per nascita e uno per scelta. La storia è stata un po' lunga perché poi si trasferirono a Fertilia, una cittadina incompiuta del Duce sulla costa nord-occidentale della Sardegna. E lì, insieme a tantissimi altri orseresi e rovignesi, ricostruirono quella che era la loro identità. E se tornata a Fertilia, le vie parlano di quella storia. A margine della seduta abbiamo raccolto le opinioni di alcuni consiglieri di diversi gruppi politici. Io personalmente sono veramente molto vicino alla sofferenza di questi popoli, alla situazione che hanno dovuto soffrire, a un periodo storico italiano veramente difficile. Quindi credo che sia importante, ho partecipato con grande vicinanza a quello che è stato detto e alle analisi che sono state fatte. Il più brutto servizio che si possa fare al ricordo, alla memoria e alla storia è raccontarla omettendone una parte, raccontandone soltanto una visione, trasformando un periodo di 30 anni in un racconto di 3 anni o le decine di episodi che hanno portato al genocidio del popolo italiano sul confine orientale, all'esodo dei fiumani, degli istriano-dalmati, raccontato in maniera parziale, raccontandone soltanto alcune parti. Se la storia si racconta tutta, ogni popolo è in grado di fare conti con la propria memoria e di fare un servizio alle future generazioni.
Purtroppo questa storia, per ragioni politiche e per ragioni economiche, perché dobbiamo avere il coraggio di dirlo, questa storia non è stata raccontata per anni per motivi politici, perché faceva comodo avere Tito come interlocutore del mondo che stava di là dalla cortina di ferro, non è stata raccontata per motivi economici. È stato un dramma volutamente dimenticato, forse perché l'Italia non ha saputo fare i conti con la propria storia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo è ancora un dato di fatto in questa grande contrapposizione che tutte le volte viviamo in occasione di rievocazioni come queste. L'importante è comunque cercare di comprendere, come ha detto anche il Presidente del Consiglio regionale, comprendere le ragioni di quello che è accaduto per attualizzarle e cercare di capire il presente. Credo che questa tragedia debba essere conosciuta e servire da monito, perché noi dobbiamo guardare al futuro cercando di abbattere i nazionalismi, di mantenere le nostre identità, ma di sfumare quelli che sono stati oggetto di guerre e di tragedie come questa, vale a dire la contesa dei confini. Credo che l'entità dell'Europa sia quella alla quale noi dobbiamo guardare, tanto più oggi, nel momento in cui ancora ai margini dell'Europa, e che riguarda l'Europa stessa, è ancora in atto una tragica guerra che riguarda ancora una volta la contesa dei confini. La conclusione è affidata al Presidente della Giunta, che insiste su un punto. Il fatto di vedere tante famiglie di italiani scacciate dai territori dove erano consolidati da secoli, famiglie che furono 400.000 persone, l'immagine più significativa è quel battello, quella grande nave dal nome Toscana che porta via dal porto di Pola tantissimi italiani, è il segno di una situazione di disagio che vissero quelle famiglie nel risistemarsi lungo la penisola, ma contemporaneamente nel ricordo delle migliaia di persone che erano state uccise, gettate senza alcuna responsabilità e senza nessuna colpa nelle cavità del Carso, appunto le foibe. Ricordare questo è perché tutto non deve più accadere. E quest'anno un segnale, anche quei territori, Croazia, che vedono la doppia targa della lingua italiana e croata, avranno l'euro, perché dal 1 gennaio l'integrazione europea ha portato anche quel paese a stringersi di più. Il percorso della memoria è proseguito in questi giorni con un'altra iniziativa dedicata proprio ai giovani, quelli del Parlamento degli Studenti riuniti a Firenze e quelli della Consulta Provinciale degli Studenti nel Parco di San Rossore a Pisa, luogo questo simbolo perché lì furono firmate le leggi razziali del 1938. L'incontro molto toccante è stato con Vera Vigevani Jaraš, attivista e scrittrice. La sua storia è incredibile. Nacque a Milano nel 1928, a 10 anni scappò in Argentina per fuggire dal regime fascista. 30 anni dopo la figlia Franca fu sequestrata dai militari del dittatore Videla e scomparve. Da allora appartiene al movimento delle Madri di Plaza de Mayo e diventa, come si definisce lei stessa, una militante della memoria. Per loro e per me è una maniera di starci vicini, di metterci insieme, di forzarci, non dividerci, perché quella è la cosa peggiore, e vedremo se qualcosa riusciamo a fare di fronte a questa eredità che la mia generazione e anche la precedente stanno lasciando, purtroppo. Ognuno deve prendersi la sua responsabilità. Io me la prendo e tante altre persone se la prendono, questa responsabilità. E questi ragazzi soprattutto sono lì pronti a prendersi questa responsabilità. Vediamo se miglioriamo un pochino il mondo con più giustizia e chi lo sa. Dicono che tutto sono utopie, sogni. È vero, sono anche utopie probabilmente, ma le utopie qualche volta si possono realizzare.
E allora eccoci insieme tutti quanti. Noi del Parlamento degli Studenti non possiamo che ringraziarla, appunto, dandole il nostro ascolto e promettendole che rimanderemo a qualsiasi altra generazione che ci succederà la sua testimonianza. Non servirà più il certificato medico per il rientro a scuola degli studenti dopo 5 giorni di malattia. Anche la Toscana, come hanno già fatto altre regioni, decide dunque di semplificare la procedura. La proposta arriva direttamente dalla Giunta, l'abbiamo anticipata qualche settimana fa, e in commissione, qui in Consiglio regionale, tutti dicono sì. Ora dovrà esserci il voto finale dell'Aula. Il presidente della commissione Sostegni ricorda anche il parere dell'organismo toscano per il governo clinico. Il certificato, è scritto, non risponde più a esigenze di prevenzione collettiva, in quanto le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente. La commissione ha dato anche l'ok alla nomina di Massimo Braganti a direttore dell'Estar. Un'altra commissione, quella territorio e ambiente, ha fatto invece il punto sul demanio idrico e sui canoni, ascoltando l'assessore, i gestori, gli enti locali. Poi si è occupata dell'inquinamento da polveri sottili con l'esame delle nuove norme in cantiere. Nella commissione bilancio si è stabilito che venga istituito un albo regionale degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori pubblici. Si tratta dei lavori sotto la soglia comunitaria di 5.382.000 euro. Il registro consentirà di superare la modalità del sorteggio che attualmente viene applicata. Nell'ambito delle consultazioni per il piano regionale di sviluppo, nella seconda commissione c'è stata l'audizione degli assessori alla cooperazione internazionale e alla pianificazione, dunque anche all'attività estrattiva del marmo, volano evidentemente della nostra economia. E poi c'è stato il parere favorevole alle nuove norme nel codice dei contratti, dove il principio di economicità ora potrà essere subordinato, se consentito, ai criteri sociali, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. C'era molta attesa per l'audizione dell'AMMA in commissione aree interne, era stata decisa dopo l'emergenza della prima parte dell'inverno, senza neve, sulle nostre montagne. Bernardo Gozzini, amministratore delegato dell'AMMA, spiega: alla Betone tra dicembre e marzo il trend presenta un aumento significativo di 1,2 gradi in 50 anni. Abbiamo meno neve e più pioggia. In dicembre l'aumento è di 1,4 gradi, a gennaio di 1,3. Monte Scimone registra un aumento della temperatura di 2-3 gradi, diminuiscono i giorni utili per la stagione sciistica, le precipitazioni sono in aumento, ma piove più che nevicare. Una stagione più ridotta è la tendenza che porta ad un accorciamento delle possibilità di sciare su tutto l'arco appenninico, anche in regioni come l'Abruzzo. Insomma, il cambiamento climatico è in atto, è il presidente della commissione che il 9 gennaio scorso l'aveva riunita d'urgenza proprio dopo il crollo delle prenotazioni delle feste di fine anno e il gravissimo danno economico, commenta: abbiamo voluto che il consorzio LAMMA ci rappresentasse il quadro, perché le politiche pubbliche non possono basarsi su percezioni ma su dati scientifici. Il quadro emerso allora è chiaro, occorre una strategia di adattamento di tutti i territori del nostro appenninico. Viva la radio, lo diciamo noi dalla televisione, ma perché la radio, come la televisione, ha saputo integrarsi anche con le nuove tecnologie. Ebbene, per celebrare la giornata mondiale della radio, che ogni anno cade il 13 febbraio, quest'anno il Corecom della Toscana, insieme a Controradio e all'Università di Firenze, ha organizzato un evento con tanti giovani. È stata così l'occasione per parlare del podcast che ha dato voce agli allievi del Master in Comunicazione dell'Università di Firenze. Il progetto si chiama Felici e Connessi e si è sviluppato dall'inizio del 2022 ad oggi. Capolista l'emittente Controradio, che ha vinto il bando Antonio Megalizzi, partner il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università e il Corecom. È la prima volta che comunque noi realizziamo qualcosa insieme, in sinergia, in stretta sinergia con una radio, ma anche la radio universitaria a Firenze. Ci sembrava un'occasione per iniziare tutto questo. Potrebbe essere una buona palestra, che altro una radio universitaria? È sicuramente una buona palestra, ma anche un momento importante di crescita e di coinvolgimento. Noi facciamo bene il nostro lavoro se i ragazzi sono critici, esigenti nei nostri confronti. Il progetto è andato molto bene, soprattutto perché ha permesso a studentesse e studenti di fare che cosa? Di mettere le mani in pasta in comunicazione. Cioè il master ha questa doppia natura: da un lato studiare la comunicazione, ma poi farla.
Quindi la radio è stata un'occasione proprio per fare comunicazione, tra l'altro in modo integrato, perché non c'è solo il prodotto radiofonico, ma dal prodotto radiofonico il prodotto social, digital e tutte le altre piattaforme integrate. Un esperto di media ci spiega perché la radio non invecchia mai? La radio non invecchia mai secondo me per due motivi. Uno, perché ha al suo centro la parola detta, no? Che si ascolta, e quindi questo non sparirà mai perché è il centro della comunicazione. L'altro elemento è la sua capacità di interazione. Cioè la radio è vero che è ascolto soprattutto, ma poi anche intervento da parte degli utenti, e questo la rende, diciamo, naturalmente interattiva, che è attualmente la caratteristica fondamentale del sistema di comunicazione. Oltre che connessi, verrebbe da dire, sono anche felici gli studenti al termine di questa esperienza. La dico in poche parole, è stata un'esperienza fantastica e formativa a 360 gradi. Abbiamo imparato un sacco di cose. La strada principale è stata quella della radio, chiaramente, però in parallelo abbiamo acquisito un sacco di competenze comunicative al completo, dal lavoro di redazione, social, interviste, produzione di contenuti e quant'altro. Quindi sì, sono veramente molto soddisfatta e chiaramente orgogliosa di essere qua. Sicuramente è stata un'esperienza arricchente sia dal punto di vista professionale, ho imparato tante cose, tante skill che prima non avevo, e anche dal punto di vista umano, perché abbiamo incontrato tante persone comunque professionali ma che ci hanno accompagnato tantissimo nel nostro percorso di crescita. Ma in concreto, in pratica, cosa avete fatto? In pratica ci siamo anche divertiti a capire come funziona uno speaker nel contesto di una radio, quindi a portare contenuti, a riproporli su queste frequenze, a poi presentarli tramite social. Quindi un'esperienza che ha coinvolto tutti i mezzi di comunicazione. E alla fine che valutazione ha dato? Sicuramente è un'esperienza molto positiva, abbiamo imparato tanto, ci siamo sentiti molto a nostro agio davanti a un microfono, che non è scontato per noi perché è la prima volta. Anche per gli speaker professionisti della radio questa è stata una bella iniziativa. È stata un'esperienza anche per noi, devo dire, molto interessante, che ci ha arricchito molto, e soprattutto abbiamo avuto grande soddisfazione nel lavorare con questi ragazzi che si sono dimostrati molto interessati e soprattutto motivati, e insomma alla fine è venuto fuori un progetto completo in cui loro hanno imparato la comunicazione in ogni sua forma, quindi hanno imparato a gestire una redazione, a organizzare le interviste, a scegliere i relatori, ma non solo, anche a fare editing, quindi a tagliare gli audio, a montare le trasmissioni e poi anche a parlare davanti a un microfono. Il presidente del Consiglio regionale, durante l'evento conclusivo, lancia così una sua proposta. Mi piacerebbe coinvolgere le studentesse e gli studenti per cercare di fare un podcast delle attività del Consiglio regionale, un modo alternativo per arrivare a tante cittadine e tanti cittadini della Toscana. Se fosse lei a fare questo podcast, cosa metterebbe in evidenza soprattutto? Ma io metterei in evidenza la capacità che ancora hanno le istituzioni di saper dare risposte alle cittadine e ai cittadini della nostra regione. Spesso questo viene dimenticato. Noi dobbiamo parlare soprattutto ai più giovani e dobbiamo dirgli quanto è importante impegnarsi nelle istituzioni, perché sono fonte di democrazia. Lo stesso Mazzeo ha inaugurato l'archivio storico del Consiglio regionale. Si trova all'interno di Palazzo Cerretani, dove c'è la biblioteca regionale, ma la cerimonia a cui si riferiscono le nostre immagini si è svolta nel centro espositivo di Via dei Pucci. Io insegno in un osservatorio campano, insegno all'Orientale di Napoli, ho tantissime tesi, quindi questo mi dà il senso dell'importanza degli archivi anche per i nostri studenti e la difficoltà di trasmetterli come patrimonio civico, patrimonio comune. C'è un po' da lavorare su questo e per questo penso che questa iniziativa sia tanto importante. Noi ci fermiamo qui come ogni settimana, torniamo venerdì prossimo alle 21:10 dopo il nostro TG della sera.